Sulla pagina del vescovo Monsignor Adriano Tessarollo, che ci ha abituato ai suoi incisivi interventi senza peli sulla lingua, è apparsa una considerazione rivolta ipoteticamente al padre di Ilaria Salis, osservando che seppur la situazione in cui si trova la figlia non è rosea, è dovuta ad azioni che la figlia ha compiuto in un paese in cui, afferma, non vengono rispettati certi diritti. La Salis, in carcere da 15 mesi, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico dietro il pagamento di una cauzione di 40.000 euro per aver, a quanto sembra, aggredito due uomini procurando loro contusioni guaribili in 5-8 giorni, è stata chiamata per candidarsi alle vicine elezioni europee, e anche su questo il vescovo fa un inciso affermando: poi si merita di rappresentare chi in Parlamento europeo? Diciamo che il voto di protesta è stato abbondantemente sdoganato ai tempi di Cicciolina. Le considerazioni fatte dal vescovo non sono certamente peregrine. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.